Stare a colazione da me? No, grazie, Sara. La strada è piuttosto lunga, lo sai. Torna presto a trovarci. Dì a tua madre che ti aspettiamo uno di questi giorni. Magari. Ma lo sapete, mia madre è così restia a farmi star fuori casa la notte. Oh, le madri sono tutte uguali. Hanno sempre paura che ci perdiamo. Beh, salutami tuo fratello. Sì, ciao, Sara. Devo andare. Se tardo, mia madre è capace di mandarmi ancora a letto senza cena. Ciao. E grazie. Mamma! Mamma, sono qui! Mamma! Alex! Alex! Ah! Oh! Donna? Qualcosa di più. È un ricordo. Beh, succede. Anche la mia strada è disseminata di ricordi. Troppi, forse. Che specie di ricordi? Belli e brutti, di ogni genere. L'artista è servito.
Ragazzo, mi sei abbastanza simpatico. Ti ho tra i piedi da 2 giorni. Mi hai detto chi sei, ma non da quale città vieni. Waverly, Missouri. Ah, bella città, Waverly. Alta e meravigliosa sulle balze dominanti del regale fiume Missouri. Poeta? Beh, tutti noi del Missouri siamo un po' poeti e un po' artisti. Io sono di Gallatin, sceriffo della contea di Davis County. Sceriffo? Sì. Il Missouri è molto lontano. Che ci fate da queste parti? Servizio. Che genere di servizio? Inseguite qualcuno? Voi giornalisti siete proprio tutti uguali. Più curiosi delle femmine. Potete fidarvi. Ora sono in vacanza. Qualche guaio? No. No, devo fare un lungo viaggio in Messico, fino a Laredo. Cerco notizie del generale Shelley. È sconfinato laggiù con il suo esercito. Un pazzo. Non si è voluto arrendere ai nordisti. Ma la guerra è finita? Per lui no, non è finita. È troppo sudista per rispettare il trattato di pace. Ah, l'ho conosciuto. Valoroso, tutto ad un pezzo. Joe Shelley. Non hai detto di chiamarti George Shelley? Ah, certo. Sono suo nipote. È il fratello del mio vecchio. Allora, che cosa cercate? Cerco armi. Faccenda esplosiva. Direi. Stroncare il contrabbando con il Messico? No, 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 con gli indiani. Perché non tutte le armi passano la frontiera. E questo è ancora peggio. Molto peggio. Da quella parte. Non sparate sulla ragazza, la voglio viva! Occupati di loro, io con questa posso fare soltanto rumore. Sono fuori tiro per me. Torniamo indietro! Allora? Non è facile farla parlare. Tutto quello che ho saputo è che deve andare a Laredo. È terrorizzata. Avrà dei parenti, forse è attesa. Già, così pare. E vuole ripartire subito. Anche sola, se noi andiamo da un'altra parte. Buongiorno. Senti, ragazzina, a me piace, parla al chiaro. Abbiamo diritto ad una spiegazione, non credi? Quegli uomini non tarderanno a farsi vivi. Abbiamo rovinato i loro piani e ce la faranno pagare duramente. Quindi, se vuoi aiuto, parla, altrimenti vattene pure da sola. Non sappiamo neppure chi abbiamo tolto dai guai. Mi chiamo Sara. Sara Bowman, sono texana. Di Sant'Antonio. Mio padre è in Messico. Ultimamente ha mandato dei documenti, scrivendo che erano importanti. Mia madre e mio fratello sono stati assassinati. Io mi sono salvata perché ero fuori casa l'altra notte, da un'amica che mi ha ospitata. Abitiamo in campagna, in un posto molto isolato. E quando sono tornata a casa, la strage era compiuta. Cercavano sicuramente quelle carte e per averle hanno ucciso, torturato.
E non si fermeranno qui. Su, bevi questo. Ti farà bene. Grazie. Le ho trovate io. Erano ancora dove mio fratello le aveva nascoste. Ho avuto tanta paura e sono fuggita. È da 2 giorni che cavalco. E oggi sono riusciti a raggiungermi. Voglio arrivare da mio padre a Laredo. Mi è rimasto solo lui adesso. Perché tuo padre vi ha mandato quelle carte? Se erano così importanti. Dovevano essere registrate a Sant'Antonio, poi saremmo andati tutti in Messico. Avrebbe dovuto pensare a tutto mio fratello. Invece... Ma cosa significano quelle carte? Ah, sì, sì. Capisco. Fino a Laredo, cara figliola, tu verrai con noi. E adesso sorridi, vuoi? Ah, ecco, benissimo. Così sei molto più bella. Su, presto, in sella. La strada è lunga per arrivare alla locanda di Papa Martinez. È l'ultima stazione prima del confine. Nevose, andremo più spediti. Abbiamo fatto il percorso più duro, ma è anche il più breve. Sarete mica stanchi, vero? E che dovrei dire io allora, che sono il più vecchio, eh? Io sono nata a cavallo, ma è la lunga distanza che mi spaventa. Non abbatterti, figliola. Perché non porti la pistola? A che mi servirebbe? Con il fucile me la cavo benissimo, ero cavalleggero nel settimo. Quando mi sono congedato, gli ho segato la canna, è più pratico. Ah, io senza pistola mi sento nudo, ma se quello lo sai usare... E tu, figliola? Te la cavi bene con le armi? Eh? Certo, mio fratello mi ha insegnato a sparare. E accamperemo qui. Il posto è ideale e domani saremo in prossimità della locanda. Grazie. E mi raccomando una cosa. A papà Martinez direte che siete fratello e sorella, intesi? E tu, ragazzo, se te lo chiederanno, puoi anche dire che sei giornalista. Andate a Laredo per affari di famiglia. D'accordo? D'accordo, sceriffo. Con voi mi sento al sicuro, protetta. Ah, e un'altra cosa. Non chiamatemi più sceriffo. Sono un incognito, capito? Fermati. Devo vedere un passeggero. Allora? Non abbiamo trovato le carte. Quelli non hanno parlato e sono morti. Tutti? La ragazza no, fuggita. L'hanno aiutata degli uomini mentre stavamo per raggiungerla. Idioti! Non la molliamo, state tranquillo. Stanno andando verso il confine. Che non arrivino vivi al paradero. Voglio quei documenti o la ragazza viva. Intesi? Via! Ah! Ah!
Sì. Arriva gente! Chi sono? Quanti sono? Non lo so, ho visto la polvere sollevata dai cavalli. Presto, voglio Ned. Chiamatemi Ned. Tu intanto vieni con me. Ned! 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 Dove sei, Ned? Fannullone, esci. Ned, dove ti sei nascosto? Ned! Gracias. Tenevo mucho calor, gracias. Su, Ned. Svelto che papà Martinez ti vuole sul tetto. Voi corriendo. Su! Su, andiamo. Guardi anche lei, signor Gomez, guardi. C'è un polverone. Forse sono indiani. No, da queste parti è impossibile. Ma se sono indiani, cosa facciamo? Io non ne ho mai visti da queste parti. Conviene aspettare. Prima o poi finiremo per vedere chi avanza. Piuttosto, quel suo mezzo servo dagli occhi di Falco. Ned, ma dove ti eri cacciato? Ti pare questo il momento di fare il bagno? Quando ho bisogno di te non ti trovo mai. Su, su, su. Aguzza la vista. Cerca di capire chi sta arrivando. Eh? Allora, vedi niente? Están muy lejos. Americani, messicani? Non so. Indiani? No. Gli indiani Atabashi sono molto furbi, si preparano di giorno e attaccano sempre di notte. Ah, non sono indiani. Cerca di capire chi sono e avvertimi subito, eh? Muy bien, muy bien. Non lo trovo, Ned è sparito. Hai guardato sotto il tuo letto, sei nervoso, ci passeggia. Ero sicuro, non potevano essere indiani. Quelli si preparano di notte e attaccano sempre all'alba. E perché all'alba? Perché attaccano all'alba. Sarà... a stasera. Quella polvere laggiù, possono essere le persone che aspettiamo? No. Anzi, sarà bene che dimentichi lo scopo della nostra venuta qui, Navarro, e ti comporti con molta naturalezza. Quando ci sarà da muoversi, lo saprai. Per il momento, statene buono e tranquillo. Io sono calmissimo. Si vede proprio che tu non mi conosci. Senti, sei tu che devi startene calmo, altrimenti divento troppo nervoso. Slacciati quel cinturone, sgonfiati e riposa. Mi hai mai visto senza la mia pistola? No. Ma esiste una prima volta per tutte le cose. Ascolta, Navarro. Stai lontano da Adeline. Senti, senti. Caccia privata, eh? La cantante che sogna l'evasione ti ha ferito il cuore, vero Gomez? Eh? Sei un idiota. In caso di pericolo, chi credi potrebbe aiutarci in questa specie di tana? Allora, lei? Benissimo. Perché bevi tanto? Ti fa male, lo sai? Ti abbrutisce. Temi di perdere i clienti se invecchio in fretta? No, non è per questo, lo sai bene. Io ti amo ancora, Adeline. Però vorrei che la smettessi di fare la civetta con quel messicano. Mi ha promesso di portarmi via da questo lurido posto. Mi ha promesso di portarmi al successo. Voglio cantare. Non ci resisto più qui. Sì, lo so, non valgo niente. Ho perduto tutto. Ormai non mi resta che questa locanda. Però viviamo tranquilli. Non ci manca nulla. E poi io ti amo ancora, Adeline.
te l'ho detto. Ti voglio ancora bene. Se fosse vero, se mi amassi, non mi terresti qui a fare la serva. Il nostro figlio? Perché ha smesso? Era bello, mi creda. Perché ci vuole la musica. E quello? Non so suonarlo. È di mio marito. Apparteneva a suo padre. Lo suonava in chiesa, vero? Forse, non so. Canti ancora, Adeline. La sua voce è stupenda, non ha bisogno di musica. Non ci provi a prendersi gioco di me. Sono stata una grande artista, se lo ricordi. E adesso mi lasci in pace, se ne vada. Come vuole. Ma sono sincero. Lei è sprecata qui. Allora, ci sono notizie su quel polverone, papà Martinez? No, se c'erano novità, Ned mi avrebbe avvertito. Qui si mangia troppo bene, finirò per ingrassare. Io finirò per mangiarmi il fegato se continua così. So benissimo di non essere un gran cuoco. Non merito i tuoi complimenti. Non sognavo di finire i miei giorni tra le padelle. Com'è pessimista. Ho sbagliato tutto. Succede, sai. Succede spesso. Alla mia età non ci si fa più delle illusioni, caro ragazzo. Ci si rassegna semplicemente a sopportare tutto e tutti. Anna. Che vuoi? Che fai? Dormi? Mamma, quel tipo vestito tutto di nero che sembra un corvo non mi piace. I clienti non debbono piacere a te. Ad Anna sì. Cosa intendi dire? Lui fa il bello e lei se lo mangia con gli occhi. Anna? Anna! Lascia fare a me, tu porta la ragazza alla locanda e non venirmi dietro. Ok. Torna subito dentro. Chi spara? Occupatevi di mia sorella. Fate rientrare tutti al coperto. Presto. E pensate a Sara, a mia sorella. Bene. Secco? No, frugalo. Accidenti, doveva capitarci uno sbirro. Lo faccio fuori? Morto non ci serve. Ma vivo forse sì. Anche se è qui per noi, Dingus? Sta zitto, cretino. Hai già combinato il guaio di sparare. D'accordo, Sam ha fatto male a sparare. Ma io vorrei sapere perché non sei voluto andare alla locanda. Era lì che avremmo potuto aspettare la ragazza. Si rapiva e il gioco era fatto. Gli ordini non si discutono e poi so io quello che faccio. D'accordo, genio, vediamo dove ci porti. Rimettiglieli in tasca e filiamo e ricordiamoci che non è solo. Tardavate troppo, ero preoccupato. Avete scoperto qualcosa? Sì, poi ti spiego. E Sara? Al sicuro nel paradero. Sarà bene stare molto uniti e in guardia. Avremo sorprese dentro e fuori. I soldati! I soldati! La diligenza! Presto, venite a vedere! Anna, Ned, venite! Alt! Dissetate i cavalli e rifornitevi d'acqua. Si riparte tra poco. Ehi,
consiglio di non proseguire il vostro viaggio, signori. Gli indiani sono sul piede di guerra. Hanno sconfinato. Ma io devo far proseguire la posta. Ne abbiamo già parlato. Chi si avventura lo fa a suo rischio. Noi non possiamo essere dappertutto per proteggere i testoni. Siete avvisati. Gli indiani sono molti e armati con fucili di ultimo tipo. Signori. Posso aiutarla? No, sembra molto vecchio, ma non è così. Se conosceste mio nonno. Ah, questi indiani, anche loro ci volevano. E io che domani ho un congresso a Sant'Antonio. Sono il dottor Gordon. Certo, il dottor Gordon. Molto piacere, qui sarà benissimo, si mangia magnificamente. Vedremo, vedremo, vedremo. Bonsoir. Buonasera. Sono Quinn Paradis. Di New Orleans. È lui che aspettiamo. Sì, muoviti. Gli indiani, gentaglia da distruggere. Comunque, dopo un viaggio così scomodo, sarà meglio riposare un poco. Vi presento Miss Thompson. Però è stupenda. È medico ma è anche un appassionato di musica. Ci ha assillato tutto il viaggio con le sue chiacchiere sugli autori, sulle composizioni. E ora che ha perfino trovato da esibirsi, siamo freschi, ve lo assicuro. Prego. Si riparte! Ed fannullone, su, va. Anna, Manolo, presto, venite a dare una mano a scaricare i bagagli. Padrone al galoppo! Potresti anche bussare. Dammi subito quelle carte, è pericoloso se dovessimo smarrirle. Puoi stare tranquillo, sono al sicuro. Se qualcuno le trova, siamo fregati. E invece in mano tua sarei io sola nei guai. Dimentichi che amo ancora la vita. Quelle carte le tengo io. Temi che possa tradirti? Chi è quel giovane? Cose passate tanto tempo fa, un secolo. Amore? Quinn, caro, non fare il cretino. Posso essere geloso? Sei sempre più bella. Non ti permettere, francese, ciò che io non permetto. Ora esci, vattene. E non dimenticare perché siamo qui. Mi piacerebbe saper suonare come lui. Per accompagnarti nel canto? Sì. Ascolta, è una bellissima canzone. Gli chiedo di accompagnarti. No, no. Lascialo suonare. È così bravo. Non capisco perché faccia il medico e non il musicista.
Allora, Adeline, hai saputo chi sono quei due arrivati qui con la ragazza? Il giovanotto è un giornalista. La ragazza è sua sorella. Il vecchio non so ancora chi sia. Ma perché ti interessano tanto? Semplice curiosità. Allora, Adeline, che hai deciso? Pianti tuo marito e tuo figlio e vieni via con me? Sì, ho deciso. Però tu mantieni la tua promessa. Posso bere con voi? Ah, ma certamente. Birra o whisky? Whisky. Alla vostra salute e conoscenza. Al nostro piacere d'avere con noi una così incantevole donna. È bravissimo. Io adoro la musica. Quale musica? Tutta, purché suonata bene. Che dicono? È molto difficile da questa distanza distinguere bene il fumo. Però niente di buono para nosotros. Non mangi? Capisco, figliola. Ma devi mangiare. Senti, vuoi che ti suoni qualche cosa, eh? Su, allora va a tavola e provaci. No, non so chi sia. Ha preso la diligenza a Sant'Elena. Sono diretti a Sant'Antonio. Anche la donna mai vista. Sì, lei la conosciamo. Io? No, no, non tu, George. Volevo dire, la conosco io. Ah, vuoi prendermi per la gola, eh? Manolo, se lo fai ancora ti taglio la lingua. Ehi, caricatura d'uomo, porta da bere anche a me. Questo hijo de puta. A me le pistole non sono mai piaciute. In mia presenza è bene giocarci poco. Intesi? Tutto qui? Fila subito a letto, Manolo. Avanti, che è tardi. Su, a dormire. Ma non ha mangiato niente. Non ho fame. Ho detto, vai a letto. Perché non ci cantate una bella canzone? Il dottore potrebbe accompagnarvi. Donna Adeline è bravissima. Ma veramente... Coraggio, non fatevi pregare. Yeah.
i tuoi seggiori. That night your love was a magic show. Now I sit and cry. I know that you lie and my heart to bruise. Stato antipatico. Sei solo un corvo della malora, portiella! E devi piantarla, capisci? Altrimenti io t'ammazzo come un cane, anche se ho bisogno di te per concludere l'affare col francese. Oh, mi hai sentito nominare il francese? Beh, è lui l'uomo! E tu volevi cimentarti proprio con lui, pivello. Adesso vattene fuori, voglio star solo. E se proprio non riesci a calmarti, pensa ai 200.000 dollari che sono in ballo! Un testimone pericoloso. Siete pronti? Sì. Bene, tra un'ora sarò sul posto. D'accordo. Ma sapete, ci sono delle novità. Là dentro c'è un uomo del Missouri, uno sceriffo, e ha in tasca un mandato d'arresto per un certo Henri Magnot. Mi stavo chiedendo come ha fatto a pescarmi. Beh, forse non sa che siete voi. Vedremo. Non hai scoperto altro? No. Sicuro? Sicuro. E allora che facciamo? Andiamo avanti? Sì, come stabilito. Carte le ho io.
Nella stalla non erano al sicuro. Meno male. Ero preoccupato. Non mi sento tranquillo con gli indiani e coi manigoldi che inseguono Sara. Dimentichi questi all'interno. Chi sono? Non vi fidate ancora, eh? Comunque ho capito. La vostra preda. Forse. Ma potrei prendere un granchio. Poiché non li conosco, devo assolutamente beccarli con le mani nel sacco. Per il traffico d'armi. Già, sono mesi che battiamo ogni pista. Vi sono almeno 10 sceriffi impegnati nell'operazione. Da Laredo a Sant'Antonio, dappertutto. Ah, allora è roba da prima pagina. L'hai detto, ragazzo. Da prima pagina. Coinvolge grossi nomi. Senti, so che non dovrei, ma quella Giulia è con loro. George, parlami un po' di lei. Thomas. Giulia. Per 2 anni l'ho persa di vista. Siamo dello stesso paese. Ci conosciamo dalla nascita. Da prima c'è stata solo simpatia. Poi è venuto l'amore. Avevo in tasca la licenza di matrimonio quando fuggì. Ne ho sofferto molto. Non è vero che il tempo è un galantuomo. Qualche volta ci inganna. Chi è di turno sul tetto? Papà Martinez. Quel figlio di puttana. Ma che è successo? Sono uscito a prendere un po' d'aria. Qualcuno mi ha colpito in testa con il calcio della pistola. Se lo prendo, quel figlio d'un cane. Certo, non è prudente uscire di notte. Si fanno spiacevoli incontri. Sarà bene dare un'occhiata in giro. Tu controlla di sopra. Sara, come va? Tutto bene, Sara? Ora sì, grazie. Ma poco fa sono certa che c'era qualcuno sotto la mia finestra. Non temere, ci siamo noi. Buonanotte. Le due cariche devono esplodere insieme, poi galoppate in continuazione intorno al paradero, sparando come dei matti. Dobbiamo creare confusione e impegnarli tutti quanti. Alla ragazza penso io. Per me è assurdo. L'unica cosa è far saltare tutto. Non c'è altra soluzione se vogliamo beccarci la ragazza. Non dimentichiamocelo, lo sceriffo e quell'altro là dentro faranno di tutto per difenderla. Sei il solito rompiballe. Fa quello che ho detto e basta, se vuoi la tua parte, chiaro? E poi saremo aiutati dall'interno. Come? Da chi? Perché? Meno ne sapete meglio, eh. Aspettate il mio ritorno o il segnale convenuto. Per me ci dà una fregatura. Joe. George. Sono io. Mi deludi. Una volta vedermi ti faceva effetto. Già, una volta. È passato quel tempo. Joe, ti ho sempre amato. Suona falso, lo so. È la verità, te lo giuro, George. Ma ora sto tornando a casa per te. No, aspetta, ti prego. So cosa vuoi dire. Ma quell'uomo non è niente per me. Non posso spiegarti. Devi credermi, siamo alla fine. Qualcuno di voi sul tetto, da questa parte ci penso io. Ci
Ci vado io. Lui è un buon tiratore. Cercalo quel fannullone. Quando serve non c'è mai. Credo che la mia presenza al congresso di Sant'Antonio sia compromessa definitivamente. Ned non l'ha trovato. Lo sapevo, paraputo. Spara qui, io vado all'altra finestra. Va bene. Fai vedere come te la cavi. Tu spari così bene quando non c'è nessuno. Cretino. Perché tremi? Al fuoco! Al fuoco! La stalla ha preso fuoco! Tutto bene, Sara? Sì, grazie. Su, presto. Torniamo alla locanda. George! Attento! Coraggio, è tutto finito. Grazie. De nada, signor. Te la senti di cavalcare? Sì. E allora in sella. Il proiettile. Eccolo qui, un gioco da ragazzi. È bello, no? Lo volete come ricordo? No, no, grazie, ne ho già tanti. Ma chi erano quelli che ci hanno assaliti? Ma quattro mascalzoni. Quattro? Sì, due sono morti. E gli altri? Sono scappati. No, sono morti. Sara! Ma che è successo? È ferita? No, solo tanta paura. Ah. Thomas, ma che avete fatto? No, niente, un graffio. Allora, che facciamo? Vogliamo finire?
E voi? Nessuna pallottola da estrarre? No, per il momento no, grazie. Qui, mettiamo la seduta. I cavalli sono tutti fuggiti. Coraggio, Sara. Bisognerebbe... Vado a cercarli. Stia tranquilla. Vengo anch'io. George, ricordati. Guardati sempre alle spalle. Giusto, monsieur. Ma a volte bisogna sapersi guardare... anche di fronte. L'incendio è spento. Abbiamo rischiato di finire tutti arrostiti. Ma che è successo alla ragazza? Ve lo spiego io. Qui nell'interno della casa qualcuno... ha colpito Sara alla testa. Poi l'ha calata giù dalla finestra. Ai suoi complici. Quegli stessi uomini che ci hanno assalito. Dall'interno, avete detto. Cioè uno di noi. Come? Qualcuno di noi ha fatto combutta con gli assalitori? No, non è possibile. Va bene, ne riparleremo dopo. Pensate ai cavalli. Sì, ne riparleremo più tardi. Più tardi. Vogliamo andare? Dopo di voi. Joe, ma dove state andando? Una passeggiata al chiaro di luna. Soli? Soli. Por l'altro lato, signor. Por l'altro lato. Tu resta aquí e tieni los ojos abiertos. Io vado, non mi fido del francese. Senza contare che aquí si sono tutti dimenticati degli indiani. Torna presto. Adios. Cosa c'è stato tra lei e Giulia? Voglio saperlo. Monsieur, la sua curiosità è forse interessata? Giovanotto, quando faccio una domanda esigo sempre una risposta. Hai sbagliato, uomo. È domanda, francese. Non accetto ordini da nessuno. Mon jeune ami, in questo caso ti conviene prepararti, perché sto per ucciderti. È ancora presto, amico, per sapere chi dei due deve morire. Sbruffone, hai paura? Vai con calma, non faccio mai fretta a chi sta per morire. Gli indiani! Gli indiani! Gli indiani. Gli indiani? Dove? Là dietro, credo siano un centinaio, non so. Al prossimo round, monsieur. Contaci. Non vedo nessuno. Ma dove sono? Qui, proprio di fronte a te. Con una pallottola in canna. Valida di un carico d'armi, perché è sufficiente a farti fuori, bastardo. Ma perché? Devi fregarmi, eh? Ti accordi con il francese per l'affare della ragazza. A momenti mi accoppate e poi domandi perché. La ragazza, farti fuori. Ma che dici? Di che ora resto solo e l'affare lo concludo a modo mio. Ti ho detto che ieri sera le ho viste. Erano qui. Sai una cosa? Senza le nostre carte, non rispondo più della tua vita. Queen. Se tu non rispondi della mia vita, io ti assicuro che la tua non vale più nulla. Ridammi quelle carte. O ritrovale. Rivuoi i tuoi documenti o quelli della ragazza? Prima di tutto i miei. Paura di comprometterti se ritrova qualcuno, eh? Come va?
Molto meglio, grazie. Bene. Perché non venite in cucina ad aiutare papà Martinez? Sta preparando un piatto speciale per tutti. Ah, se posso esservi utile. Grazie. Con un po' di musica. Ah, sì, è appena finito il libro. Gomez è dovuto partire. D'urgenza. E tu l'hai aiutato a fare i bagagli? Già, è un amico, Gomez. Mi ha incaricato di rappresentarlo negli affari. Che affari? Che io sappia, ne avete due per le mani, no? Due? Piantala, ho scoperto tutto. Le armi e anche quella ragazza. Due colpi così, amico, e ci sistemiamo per tutta la vita. L'hai scoperto tu? O te l'ha detto Gomez prima di partire? Io? Quando, allora? Mettere le radici qui è molto pericoloso. Niente carico, niente soldi. Ho preso le mie precauzioni. E poi con gli indiani l'appuntamento scade domani. So anche questo. Fin da ieri doveva arrivare un mio uomo qui. Un uomo? Ma io sto aspettando... Il carico, eh? Il convoglio si ferma a qualche miglio da qui. Non si può correre il rischio che qualcuno scopra sui carri armi per 200.000 dollari. O vogliamo che lo sceriffo ci prenda con le mani nel sacco? Lo sceriffo? Ma quale sceriffo? Questo non l'avevi scoperto, eh? È l'uomo ferito al braccio, io lo conosco. E temo che sia qui per noi. Bisogna farlo fuori, che aspettiamo? L'uno e l'altro, se vogliamo concludere i nostri affari e continuare a lavorare. A proposito, perché Gomez è partito? E per quanto riguarda la ragazza? È legata ai due. Fuori i due, avremo lei. Oggi. Stanotte. Posso sapere a chi brindate? Sai, il signor Navarro è un ottimo uomo d'affari. Davvero? E il signor Gomez? È partito. Attento a quello che fai. A più tardi. Giulia. Giulia! A tra poco. Mamma, Gomez è partito. Ripeti. Il ciccione se n'è andato, l'ha detto lui. E piantatela con quella musica! Ormai non si tratta soltanto del carico d'armi. Saranno costretti a eliminare chiunque possa riconoscerli, se sono così abili da sfuggirci. Quel francese, gli sto sullo stomaco. Ci siamo già dati appuntamento per un prossimo incontro. Io lo chiamerei uno scontro. Si metterà d'accordo con il grassone, sempre che non ci sia altra gente in giro. Nelle vicinanze? Certamente. Qualcuno dovrà pur portare quelle armi. Bisognerà fare molta attenzione. Nel caso dovesse arrivare altra gente. E gli indiani? Non ti pare strano che siano arrivati fin qui? Arrivano loro e gli indiani sconfinano. Thomas. Secondo voi sarà vero degli indiani? Non lo so, può essere. Il tentato rapimento di Sara non lo consideri? Già. Mi sto chiedendo che importanza possono avere quelle carte. Molta, però c'è qualcosa che ti riguarda più da vicino. Sara è innamorata di te. Mi dispiace. Già, perché tu no, vero? Ecco, io... Sì, lo so, Giulia, ma non ti fidare. Comunque non sono affari miei. Dunque, quelle carte. Oro. Una miniera d'oro. Una miniera d'oro? La ragazza sarà sempre in pericolo fino a quando non raggiungerà il padre a Laredo. Ma avranno ancora guai prima di concludere il loro affare. Che cosa ve lo fa pensare? Sentiamo. Una miniera fa gola a troppa gente. A meno che il padre di Sara non la venda tutta a qualche grosso gruppo oppure allo Stato. E se è furbo lo farà. Io temo per stanotte. Converrà fare turni di guardia. Senti, ragazzo,
Tu volevi andare all'Aredo per un servizio giornalistico, vero? E qui hai un'esclusiva con i fiocchi. Già, ma potrò scrivere? Se ci guardiamo le spalle, credo proprio di sì. Finalmente vi ho trovato. Anche se avevo un po' paura a girare da sola da queste parti. Salve. Mi accompagnate a fare una galoppata? Mi sentirei molto più sicura. A proposito, sapete che Gomez è partito stamattina? Era da prevedere. Il primo della serie. Allora andiamo? Regolati, George. La notte è vicina. Una corsa fino al vecchio casolare. George! A che serve? Sono disarmata con lui. E non pericolosa. Ah, davvero? Io non ne sono sicuro. No, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Sono stufo, stufo. Sempre a brontolare. Sì. Andare avanti così. E oggi con chi ce l'avete, papà Martinez? Ce l'ho con Ned, con quel maledetto scansafatiche. Quando serve non c'è mai. Mi tocca fare tutto da solo. Ma è così piccolo. Sì, piccolo di statura, ma è il più grande fannullone che conosca. Se mi capita fra le mani... Vi aiuto. Tolgo io la sella. No, no. Grazie. Ho bisogno di usare un po' questo braccio. Allora vado a bere un goccio. Ne ho proprio bisogno. Ma che fai qui nascosto? Vi aspettavo. Beh, allora? Ehi, Ned, ma che fai? Il tuo padrone ti cerca dappertutto. Usted es un hombre de justicia. Ned ha trovato delle carte e abbiamo pensato di darvele. Riguardano il francese e la signorina Giulia. Lui mi ha detto che siete uno sceriffo e allora... Ah, per fortuna che dovevo passare inosservato. Che cosa? Ah, niente, niente. Muchas gracias. Si dice così, no? Sì, sì, signor. Che dici, affidato? Siamo fratelli di sangue. Oh, alla maniera indiana? Sì. Bravo. Su, andiamo a disellare il cavallo. $5 sul dispari. Quanto? $5. Perché, troppo? No, no. Ma io devo partire. Me l'ha già detto, dottore, ma io che colpa ne ho? Per me potrebbe partire anche subito, ma sotto la sua responsabilità. Bisogna aspettare l'ordine dei soldati, non si può fare altrimenti. Che sì, posso fare? Sì, va bene, ma io non posso restare qui. Io ho il congresso. Dottore, le preme più la pelle o il congresso? Lasci perdere. Ned! Ned, ma che fai? Per carità, lascia quella roba. Lasciala stare. No! Oh, disgraziato, sei la mia rovina. Hai visto? Me ne combina una tutti i giorni. Non fa mai niente. Quando fa, fa solo guai. Lasci stare quella roba. Le do un buon whisky. Ah, grazie. È venga, molto meglio della birra. Sei fortunato. Ti sta andando bene. Tre hombres, uno ferito. Vado ad avvertire lo sceriffo. Ehi, non c'è nessuno? Presto! Presto! Abbiamo un ferito! Chi siete? Mi chiamo Anderson. Che succede? Quello è Bob. Fred è ferito. Presto, aiutatemi. Dottore, venite! C'è un ferito! Sì. Eccomi. Erano indiani? Non sappiamo. Piano. Erano dietro le colline. Piano. Ci hanno attaccato all'improvviso e ci hanno sparato. Per fortuna non ci hanno inseguiti. Fate piano. Su. Piano, mi raccomando. Su. Così. Brutta ferita. Ha perso molto sangue. Facciamo presto. Dov'è la stalla? Appena girato l'angolo. Bene, grazie. Bob, pensa tu ai cavalli. D'accordo, Anderson.
grave. Non si può interrogare, dottore. Forse può aver visto chi sparava. Temo che non riprenderà nemmeno conoscenza. Ha perduto troppo sangue. È questione di pochi minuti, signore. Peccato. Se parlava, forse avremmo potuto evitare il peggio. Non sapremo mai da chi saremo attaccati. È brutto affare. Tra qualche minuto potrete interrogarlo. Mi sono accorto benissimo che faceva finta di essere svenuto. Ritengo sia meglio per tutti che voi solo siate presente quando si riprenderà. Sì, ho capito chi siete voi e anche chi sono quei signori. I carri con le armi sono in un boschetto ben mimetizzati. State tranquilli, ho lasciato 3 uomini di guardia. Eravamo diretti qui con Bob quando ci siamo accorti di essere seguiti. Era quel tale. Gli ho sparato e l'ho beccato. Ha perduto conoscenza. Allora abbiamo pensato di tirarcelo dietro. Sono convinto che se riuscite a farlo parlare potrà esservi utile, dirvi chi lo manda. E chi è? Non lo so, l'ho chiamato Fred, così per far credere che è un nostro amico, ecco. Non possiamo più perdere tempo. Bisogna agire subito. Primo, saldiamo il conto allo sceriffo e allo scribacchino. Secondo, concludiamo l'affare armi. Terzo, portiamo via la ragazza. La ragazza? Quale ragazza? Che c'entra? Oro. Tanto oro. Oro! Ma l'altro, quel Bob, dov'è? Chi è? È un mio uomo, non c'è da temere. Massima fiducia. Sta sorvegliando i prigionieri. Ne rispondo io. D'accordo. Ora ascoltate bene il mio piano. Dunque. Acqua. Capo, sono loro. Tutto il carico l'hanno nascosto a 5 miglia da qui. 3 uomini di guardia. Io ero di pattuglia. Ho seguito i 2. Mi hanno beccato. Purtroppo l'azione del siero è terminata. Forse sarà possibile più tardi. Dottore, voglio agire dal di fuori. Spero di farcela. Voi scendete. Restate vicino alle donne e soprattutto a Sara. Tenete, prendete questa. È più pesante del bisturi. Entralo. Colpito. Torna all'altra finestra. Ti amo, Joe. Ti amo tanto. È bello averti ritrovato. Anch'io ti amo. Ti amo tanto. T'ho sempre amato.
Joe, devi riuscire a ritrovare quelle carte. Quell'uomo è un mostro. Ne approfitterà per rovinarmi per sempre. Intanto ti ricatta. Sta tranquilla. Le riaverò. E le brucerai? D'accordo. Sono 4 giorni che ho a che fare con carte e documenti e tutto importanti, a quanto pare. Chi altro vuole le mie carte? No, non le tue. Altri documenti. Di chi? Di Sara. È notte, dobbiamo tornare giù. No, non ancora. Ti prego. Andiamo, è tardi. C'è molta strada da fare e ho paura. Paura con me? Non ti riconosco. No, no. Lasciami finire. Nella gamba del letto, dalla tua parte, svita. E troverai del denaro. Lo stavo mettendo via, Adeline, per portarti lontana da qui. Volevo che tu... Manolo. È soltanto svenuto, non è grave. Vai su in camera mia a prendere i sali. Sono nella mia borsa. Va. Non ti muovere. A quanto pare il bel giovane tarda. Per ingannare l'attesa faremo parlare la brava bambina. Le carte che ci interessano sono qui. E la piccola ci dirà dove sono. Poi dobbiamo togliere di mezzo per sempre quello scribacchino. E far tacere tutti quelli che ci conoscono. Tutti quanti? Perché no? Vieni qui. Vieni. Su, muoviti. Allora, piccola, dove sono le carte della miniera? Hm? Non lo so. Hai delle spalle fragili. Parla, o altrimenti si possono rompere. Giuro, non lo so. Ti conviene parlare. Non mi costringere a farti veramente male. Rinuncia a quella miniera d'oro se non vuoi fare la fine di tua madre e tuo fratello. Navarro, slegali e portali di là. George, fa presto a sistemare i cavalli. Ti aspetto da me. Cosa ti è successo? Bob! Mi ha colpito ed è scappato.
Da che parte? Non lo so. Avrà raggiunto il vecchio al magazzino. Dobbiamo avvertire Quinn. Lasciami, sto bene, Anderson. Sto bene. Ci è scappato e adesso sarà con lo sbirro. Maledizione. Manda qui Navarro e prendi il suo posto. Tu a quella finestra, svelto. Aggiusta il tiro e fa centro se ci tieni la pelle. Via. Allora? George non ha quelle maledette carte. Me le avrebbe date. Le ha lo sceriffo, eh? Le riavremo. Intanto pensiamo alla ragazza. La miniera d'oro è più importante. Falla parlare tu. Sei più brava di me. Dove sono i documenti? Parla! No, non li ho, non li ho, ve l'ho già detto! Dammeli! Non li ho più, non li ho più, lo giuro! Dove sono? Li ha lo sceriffo! No. Bugiarda! Li ha lui, lo giuro! Tu prendi in giro! Basta così! No. Forse sta dicendo la verità. Di là è tutto quanto a posto. C'è Anderson fuori di guardia. E qui? La piccola ha parlato. I documenti ce li ha il vecchio. Tu sai che chi possiede le carte per la nostra legge è il vero proprietario. Se vuoi andartene ora, fai pure. Ti regalo anche il carico d'armi. Ma se vuoi stare nell'affare, devi aiutarci a farli fuori. Il vecchio ha anche in mano quelle carte che riguardano tutta la nostra organizzazione. Perché non facciamo venire qui gli uomini di guardia ai carri? Che cosa ne pensi? Penso che sia ridicolo temere un vecchio ferito e uno sbarbatello presuntuoso. Siamo in 5 contro 2. A quelli penseremo dopo. Allora, che facciamo? Andiamo a buttarli fuori dal magazzino? No, aspetta loro la prima mossa. Tenteranno di entrare per salvare la ragazza e gli altri. Ma qui ci siamo noi, al coperto e ben armati. Non parlate. Non affaticatevi inutilmente. Vedrò che cosa posso fare. Solo che... Il fucile. Là. Ora sì. Con questa mi sentivo disarmato. Stringete i denti, dovete farcela. Non lasciatevi sopraffare. Coraggio, sceriffo, io vado in cerca del dottore. State tranquillo, torno subito, ok? Salva Sara. La tortureranno. Lo so. Sara, Giulia, Manolo e tutti gli altri. Sostituiscimi. Sostituiscimi. Ora sei tu lo sceriffo. Prendi la stella e giura. Lo giuro. Thank you.
mia scala. Spero che ti regga. Sono tutti nel bazar. Grazie. Ned. Vedi niente? No. E tu? No, niente, è troppo buio. Eppure sono sicuro che è vicino. Che facciamo? Porta di sopra la ragazza. Legala, poi sali sul tetto. Non voglio sorprese da quella parte. È troppo alto, è impossibile raggiungere. Ma come ti ho detto? Voglio le spalle al sicuro. Tu vai in cucina, sorveglia porte e finestre, via. Buttate le armi. Il primo che si muove lo stendo secco. Anche tu, francese. Butta subito la pistola. Sono io, lo sceriffo Vaughn. Coraggioso giovane, eh? Se hai del fegato, e io lo escludo, vienimi vicino senza fucile. Ma uno scribacchino della tua fatta non oserà mai farlo, perché ha paura. Arrenditi, Queen Paradin. Rappresento la legge. La legge! Un bastardo come te non può rappresentare la legge. Sei sempre riuscito a sfuggirmi. Molla il fucile, vediamo cosa sai fare poi. Senza armi e senza usare i tuoi sporchi trucchi come quello degli indiani. Ma tu non avrai mai il coraggio di affrontarmi disarmato. Alla fine, mio bel giovane, voglio portare la tua stupenda testa in regalo a Giulia. Thank you.
Tutto dalla finestra, ma non potevo far niente. Avevo paura, temevo di colpirti. Oh, Joe, finalmente. Ehi, George! George! Dimostrano. È anche ricercata per assassinio. È una iena. È una... Oh!